Obiettivo minimo playoff. Senti, sì, dai, direi di sì. Non sappiamo che il campionato è abbastanza profondo, nel senso che ci sono molte squadre capaci di entrare nei playoff, però direi che il nostro obiettivo minimo deve essere quello, insomma. C'è l'obiettivo minimo dunque, i playoff appunto. C'è poi l'aspirazione che sorge spontanea, guai a porsi dei limiti, perché questo gruppo, quello costruito da coach Valerio Corvino insieme al DS Sergio Di Nardo e all'intera dirigenza dell'Ambrosia Biceglie, ha davvero enormi potenzialità e chissà che non si possa ripetere o addirittura far meglio della passata stagione quando il cammino si interruppe in gara 5 di semifinale contro Palermo. Una cosa è certa, proclami quest'anno non se ne fanno. Non vuole che si facciano il neotecnico dei Nerazzurri alla prima esperienza in panchina dopo una lunga carriera da giocatore. Parole d'ordine 3 in una: lavoro, 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 che per l'Ambrosia è cominciato lunedì scorso al Paradolmen e continuerà anche nei prossimi giorni. Secondo le nostre idee, secondo le idee del nostro preparatore, che è una persona molto affidabile, per la prima settimana abbiamo un lavoro molto più di gamba che di contatto. Le settimane prossime poi inizieremo a mettere tutto quello che è un po' più di fatica, insomma. Si lavora con il sorriso insieme al preparatore atletico Michele Falcone, si suda e ci si impegna in questa fase importante che tornerà utile per tutto l'arco della stagione. Il sipario si alzerà sul campionato di Serie B domenica 27 settembre. Per l'Ambrosia l'esordio sarà in trasferta ad Ancona contro Falconara. Ben 8 infine le amichevoli già ufficializzate, la prima in programma mercoledì prossimo sul parquet dell'Udas Cerignola.